Vasto incendio ieri alle vigne di Adrano. Il rogo ha interessato diverse zone di villeggiatura, da Contrada Donna Iaceli, e si è sviluppato verso le aree della Santuzza e Montalto. In fiamme, sterpaglie, macchia mediterranea e alta vegetazione su una superficie di circa 10 ettari. Ci sono stati momenti di apprensione perché le fiamme hanno lambito alcune abitazioni, attraversando anche la strada in più parti, tanto che è stata chiusa al transito durante le operazioni di spegnimento, danneggiato anche un tratto di guardrail nei pressi dell'Altarino. Sul posto hanno fronteggiato le fiamme da terra le squadre del Corpo Forestale e Antincendio Boschivo, in azione anche i volontari della Protezione Civile di Adano. Considerata la zona impervia, è stato necessario l'intervento di due elicotteri, decine i lanci di acqua sino al tardo pomeriggio per domare il pericoloso incendio, per il quale si è fatto male anche un operaio. Su questa vicenda è intervenuto il sindaco di Adano, Fabio Mancuso, che in un post sulla sua pagina Facebook ha scritto: "Auguro una buona guarigione all'operaio del servizio antincendio ferito mentre svolgeva il suo servizio nelle nostre vigne di Adano. Un grazie di cuore ai vigili del fuoco, al servizio forestale, ai volontari della Protezione Civile di Adano per lo spirito di abnegazione dimostrato in questa giornata difficile. Grazie", conclude Mancuso, "in particolare al direttore generale dell'ACOSET e a tutti i suoi uomini che hanno evitato la mancanza dell'acqua facendo turni massacranti e interventi tempestivi."